Impiantati anche in Italia i primi pacemaker NanoSTIM di St. Jude Medical. NanoSTIM è il primo e unico pacemaker al mondo senza elettrocateteri che ha ottenuto il marchio CE europeo. Il pacemaker è l'unica soluzione per alcuni dei più importanti disturbi di conduzione cardiaca, che se non curati comportano sintomi che limitano enormemente la vita quotidiana del paziente, e in particolare per il trattamento della bradicardia, ossia un battito cardiaco eccessivamente lento. Se il paziente ha un'attività del suo cuore molto molto lenta, il rischio è che abbia delle sincopi, cioè delle improvvise diminuzioni della flusso di sangue al cervello, quindi il paziente possa cadere per terra. Questo è il rischio più grosso del paziente con un problema di, si chiama bradicardia, cioè di battito cardiaco lento. Questo è il motivo per cui sono nati i pacemaker e per cui vengono applicati per la maggior parte dei casi. Il pacemaker NanoSTIM è talmente piccolo che viene impiantato interamente all'interno del cuore, a differenza del pacemaker convenzionale, 10 volte più grande, che necessita invece di una tasca ricavata all'altezza della spalla e di un catetere che porta l'impulso elettrico fino all'interno del cuore. Che cos'è un pacemaker? È un apparecchio che permette di stimolare elettricamente il cuore. Il cuore è una macchina dove c'è un motore, ci sono dei tubicini che portano il sangue, le coronarie e poi un vero e proprio impianto elettrico. L'impianto elettrico come è formato? Una piccola batteria composta da poche cellule e tre fili che portano la corrente elettrica al cuore. Col passare degli anni, soprattutto dai 70 anni in su, questi fili si possono rompere e il cuore cesserebbe di battere. Allora bisogna risolvere il problema. Il problema è stato risolto alla fine degli anni 50 con il pacemaker. Il pacemaker negli anni 50 è questo marchingegno che lei vede, pesava circa 100 grammi e veniva messo sul torace, veniva poi collegato al cuore attraverso un filo elettrocatetere stimolatore che permette al cuore di battere. Che cosa è cambiato? È cambiato dagli anni 60 intanto le dimensioni. I vecchi pacemaker erano questi. Il pacemaker che mettiamo in questi anni è questo che lei vede. Il nuovo pacemaker comporta una considerevole riduzione dei tempi di impianto e dei rischi connessi, ma anche un importante beneficio cosmetico, grazie alla totale assenza di cicatrici o rigonfiamenti della cute in prossimità del dispositivo, tipici dei pacemaker convenzionali. Quindi non c'è più bisogno di fare un taglio nel torace, non c'è più bisogno di un filo che connetta dal torace fino all'interno del cuore l'apparecchio, perché è tutto compreso. Questo sistema porta a una rivoluzione dopo più di 50 anni di utilizzo di un sistema con cui è nata l'elettrostimolazione cardiaca e che non ha cambiato per niente, cioè un sistema stimolatore e un filo che portava l'energia al cuore. Questo raggruppa tutto assieme, è una vera rivoluzione.